Pollino in fiamme, un'altra volta, come l'anno scorso, come nel 2007. Il fronte del fuoco è di oltre un chilometro, da Monte Canino a Conca del Re, e le fiamme si propagano verso Dolcedorme, iniziano a bruciare i pini loricati. Le proporzioni diventano vastissime, lo ammette il presidente del Parco Nazionale del Pollino, Domenico Pappaterra, che parla di attacco a 360 gradi con più focolai e inneschi disposti scientificamente, proprio come avvenne durante la triste stagione di 5 anni fa, quando appena nominato commissario dell'ente parco, che gestisce l'area protetta più grande d'Italia tra Basilicata e Calabria, l'ex deputato si trovò di fronte alla grande emergenza e dovette affrontare anche allora il rischio che i pini loricati andassero distrutti per sempre. Da allora ad oggi sono stati programmati piani antincendio boschivi che, con il coinvolgimento delle associazioni di protezione civile, hanno dato ottimi risultati dal 2008 al 2010. L'anno scorso poi il ritorno della mano incendiaria che nessuno è riuscito a fermare e quest'anno, dal 15 luglio, la triste recrudescenza che, favorita anche dal vento, sta distruggendo centinaia di ettari di macchia mediterranea di pino nero. Canadeire e elicotteri, oltre a numerose squadre a terra, sono impegnati con continui lanci di acqua e liquido ritardante a contrastare l'incendio che sta interessando l'area del parco nei territori di Castrovillari e Morano Calabro. Il rogo si è sviluppato in poco meno di 24 ore, a partire da lunedì, in 3 o 4 località e questo spiegherebbe la dolosità dell'atto. L'azione di contrasto delle fiamme è resa assai difficoltosa, oltre che dal vento, dalla struttura impervia della zona. Intanto sale l'indignazione, oltre che del presidente Pappaterra, che rivolge un invito ad intervenire su tutto il territorio nazionale, al ministro dell'Ambiente Clini e al capo della Protezione Civile Gabrielli, dei cittadini che tramite i social network attaccano i piromani, non avendo nessuno più alcun dubbio sulla natura dolosa degli incendi e l'inefficienza dei piani antincendio e di chi opera a tutela della natura, che dovrebbero consentire di prevenire ed agire tempestivamente per evitare che il fuoco si propaghi, distruggendo l'unico vero patrimonio di cui il territorio dispone. Alcuni augurano ai piromani di bruciare tra le fiamme dell'inferno. Riccardo invece scrive che queste aggressioni al nostro territorio sono da denunciare ad alta voce. Non possiamo restare a guardare perché sono attacchi alla nostra economia. Domenico poi si interroga sulla natura dolosa degli incendi, addebitandoli all'andrangheta e chiedendo che si rompa la muraglia di omertà che impedisce di chiarire a chi giovano i roghi. Infine Anna Maria, che commenta sul nostro blog con tristezza e sconforto nel vedere bruciare un territorio che amo e che mi appartiene, che i monti non sono stati creati per essere dati alle fiamme, ma per accogliere passi di bimbi, di anziani, di ragazzi che vogliono godere della meraviglia del creato. Gli alberi, invece, pagano ogni anno il loro tributo di sangue all'incuria, alla cattiva gestione di un territorio che è come il giardino dell'Eden. Se solo si riuscisse a partire dalla bellezza, conclude la nostra lettrice, si farebbe di tutto per farla restare tale.